Ma da ora in poi tu sarai pescatore di uomini. Eccolo
abbiamo paura di rispondere all'amore di Dio. Il Signore continuamente ci chiama, desidera da noi la nostra collaborazione al suo amore. Per qualunque vocazione il Signore ci ha donato, siamo tutti chiamati a formare questa Chiesa che Gesù ha installato con gli apostoli, oggi col suo successore Francesco. Noi viviamo all'interno di questa Chiesa e facciamo esperienza all'interno della Chiesa della misericordia di Dio. Facciamo esperienza anche del nostro peccato, ma la grazia di Dio è più grande del nostro peccato e siamo riconciliati. Perciò bisogna fare questa esperienza meravigliosa della misericordia di Dio. Ma quando è che noi facciamo questa esperienza? Nel momento in cui ci riconosciamo peccatori. L'umiltà nel nostro cuore, nella nostra intelligenza, ci fa prendere coscienza dei nostri peccati. Pietro lo fa, perciò si pone ai piedi di Gesù e afferma: Signore, non parla da me, perché io sono un peccatore. E Pietro è glorificato, anzi, è colui che è il capo della Chiesa. In un altro passo lo ricorda: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa. Tutto questo ci aiuta a capire il grande cuore di Dio, un cuore di amore, di misericordia, dove il Signore desidera la nostra collaborazione alla sua misericordia, perché poi il brano di Luca conclude in una maniera molto bella e dirà: vedi, attenzione, lasciato ogni cosa, seguire il Signore. Questa è l'esperienza di incontrare Dio. Siamo attenti. Che significa nella scrittura, nel Nuovo Testamento, lasciare ogni cosa? Certamente questi uomini erano poveri, pescatori, vivevano nel quotidiano, non avevano grandi cose, ma lasciare significa che hanno smesso con una vita di peccato, con una vita lontana da Dio e hanno iniziato una vita nuova. Questa è la conversione. È qui che agisce la misericordia di Dio. Stiamo attenti, perché a volte sembra nel mondo contemporaneo in cui viviamo che Dio è buono, Dio è misericordia, Dio ci perdona e allora facciamo tutto quello che vogliamo fare. Non è così. Dio ha a che fare con persone intelligenti, con persone che si scoprono peccatori, riconoscono l'esperienza della misericordia di Dio e cambiano vita. Nella seconda lettura abbiamo ascoltato con l'apostolo Paolo. Vedete, oggi la liturgia ci presenta queste immagini piccole che veramente hanno un valore per noi a livello esistenziale di vita nuova che è grandissima. Paolo si riconosce, dice: io vi annuncio quello che a suo volta ho ricevuto, vi trasmetto l'incontro che ho fatto sulla via di Damasco, quando ho incontrato Gesù, e non lo dimentichiamo. Paolo era persecutore dei cristiani, e colui che negli anni degli apostoli, ricordate, quando fu abitato Stefano, dopo martire della Chiesa di Dio, Luca sempre che ha scritto gli atti degli apostoli annota: c'erano tra gli uccisori di Stefano molti giovani, tra cui un uomo chiamato Saulo. Cioè Paolo è colui che all'inizio ha perseguitato la Chiesa. Ma poi cosa è successo? Che Paolo è diventato il più grande apostolo, con le sue 14 lettere ci ha trasmesso la teologia del Cristo morto e risorto. Quell'incontro meraviglioso gli ha cambiato la vita. Questo significa seguire Gesù. Mercoledì prossimo inizieremo la Quaresima, questo tempo meraviglioso di conversione, di vita nuova. Questo significa incontrare il Signore. Questo vuol dire fare del tempo,
con Dio e con i fratelli. E allora oggi il Signore ci invita a fare l'esperienza della sua misericordia. E la possiamo fare questa esperienza nel momento in cui ci lasciamo illuminare, travolgere dall'amore di Dio. L'incontro con Gesù cambia la vita. Se tante volte questo non succede, è forse non abbiamo incontrato Gesù. Quando è che incontro Gesù nella mia vita? Quando ho qualche visione? Quando vedo qualcosa? Stiamo attenti. Oggi si fa la ricerca di sensazioni, di vedere, di immagini, di appagamenti spirituali, a volte anche psicologici. Non abbiamo bisogno di questo. Io incontro Gesù nella mia vita quando il mio modo di pensare, il mio modo di agire è nuovo. Quando io agisco secondo il Vangelo, secondo i comandamenti, secondo la vita sacramentale, secondo l'insegnamento della Chiesa, questo mi aiuta ad incontrare il Signore. La mia vita cambia. Ecco allora la Quaresima, tempo favorevole per la nostra conversione. E allora vedete questo cammino di fede che stiamo facendo, di domenica in domenica, ci scopre sempre i soggiorni della luce di Dio. Abbiamo bisogno di chiedere continuamente, Signore, dona il tuo spirito. Signore,